Ben ritrovati amici telespettatori di Rete 8, lo spazio di approfondimento di oggi è dedicato al mondo della FIR, la finanziaria abruzzese che negli ultimi 2 anni ha finanziato oltre 6.000 aziende del territorio regionale. Ma andiamo subito ad ascoltare le parole del Presidente che ci spiegherà quello che è stato fatto e soprattutto il futuro della FIR. Presidente Giacomo D'Ignazio, la FIR negli ultimi 2 anni ha finanziato oltre 6.000 aziende abruzzesi, un momento delicato quello che l'economia sta vivendo e appunto la FIR viene a sostegno di questo. Sì, abbiamo voluto fare un punto della situazione degli ultimi 2 anni. In 2 anni abbiamo finanziato 6.200 aziende, abbiamo messo a terra all'incirca 81 milioni di euro, abbracciando tantissimi settori merceologici, quindi dal turismo alle piccole e medie imprese allo sport. Con questi bandi che abbiamo messo sul territorio abbiamo gratificato tante aziende che ne hanno fatto richieste con fondi perduti e anche strumenti finanziari. Nello specifico sono i bandi che hanno riguardato il caro energia, il piccolo prestito, Abruzzo Free Start e Restart Fare Imprese, che ha riguardato le aree del cratere 2009. Lei ha parlato del piccolo prestito, rappresenta un importante esperimento soprattutto per il sociale, perché si parla di rilancio per le piccole aziende. Sì, il piccolo prestito è nato a seguito dell'emergenza Covid, che poi abbiamo sagomato anche a seguito dell'emergenza che è stata causata dalla guerra con l'Ucraina, e abbiamo fatto un piccolo prestito che ha riguardato le piccole e medie imprese, soprattutto ricadendo nel settore del turismo, alberghiero, della piccola ristorazione. È stato un bando che ha avuto un grandissimo successo, abbiamo avuto oltre 450 richieste che hanno coinvolto all'incirca un impegno di spesa di 5 milioni di euro. Nel mese di settembre usciremo con le graduatorie e sarà un bando che a mio avviso avrà molto più successo se riusciremo a ulteriormente rifinanziare con altre risorse. Visto che a livello europeo i tassi sono aumentati, ovviamente questi sono tassi agevolati per il finanziamento. Sì, il piccolo prestito praticamente è stato un prestito a tasso zero per le imprese senza garanzie. Sempre a tal riguardo stiamo lavorando per uscire nei prossimi mesi con un voucher per abbattere i tassi di interesse sui prestiti convenzionali agli istituti di credito. Per l'innovazione qual è il futuro? Comunque vi state muovendo anche su questo settore? Sì, noi sin dall'inizio abbiamo intrapreso il discorso di innovare sia i processi qualitativi e funzionali di FIR per quanto riguarda l'approccio diverso con le imprese, quindi abbiamo messo in rete un sito internet per dare informazioni e comunicazioni di tutte quelle che sono attività interne di FIR, sia dalla regione ma anche dei vari ministeri della comunità europea. Innovazione per quanto riguarda il sollecitare la regione Abruzzo, lo sviluppo economico e tutte le associazioni di categorie per guardare oltre verso la digitalizzazione e dare sempre più servizi alle imprese. Presidente Marsiglio, la FIR rappresenta un importantissimo strumento per l'economia regionale. Lo rappresenta, tant'è vero che la Regione ha dato una grande attenzione e grande importanza al consolidamento e allo sviluppo di questa società, prevedendo, e l'abbiamo portata a termine, ormai siamo già nel primo anno di attività, la fusione tra FIRA e Abruzzo Sviluppo. Noi avevamo 2 società che più o meno facevano una cosa molto simile, chiamiamola così se non sovrapponibile, entrambe di piena e totale proprietà pubblica, non c'era più alcun socio privato, quelli che ci sono stati in passato erano fuggiti, insomma chiedete conto a chi ha condotto le società in quegli anni, da evidente segnale anche di scarsa autorevolezza, di poca affidabilità da parte del mondo del privato nell'avere una partnership con la nostra finanziaria. Noi abbiamo anche recepito le sollecitazioni che la Corte dei Conti ci faceva in ordine anche al riordino, alla razionalizzazione delle aziende partecipate, e abbiamo lavorato per appunto fondere le 2 società. Mettendo dentro le rispettive competenze, integrandole, rafforzandole. Abbiamo anche ampliato l'oggetto sociale, perché poi nella fusione di queste 2 società, nel passaggio in Consiglio regionale, è intervenuta anche l'esigenza ed è stata anche inserita una norma che ha permesso di assorbire i lavoratori residui con le rispettive competenze in ordine alla formazione, che prima erano in capo a un'altra associazione e fondazione, altri 2 enti, che era il CIAPI. Anche lì anni e anni in cui si è lasciato marcire un ente accumulando debiti, a volte senza nemmeno pagare gli stipendi. Noi abbiamo proceduto alla liquidazione, e però recuperando
il personale residuo all'interno di questa società che nel suo lavoro di accompagnamento e di sostegno alle imprese e all'economia del territorio regionale e allo sviluppo dell'impresa inserisce anche il momento della formazione, perché la formazione del personale oggi per le imprese è una delle sfide più importanti. Sentiamo troppe volte dire che non mancherebbero i posti di lavoro, mancano i lavoratori qualificati che siano in grado di fare quello che le aziende chiedono. In questo senso noi abbiamo lavorato anche per rafforzare tutto il sistema della formazione e della formazione tecnica superiore. In Abruzzo c'è grande presenza di piccole e piccolissime attività. Per questo motivo sono stati avviati progetti a sostegno della categoria. Al di là dei fondi europei abbiamo anche lavorato per reperire quei fondi che magari rimanevano spesso fermi nei cassetti. Abbiamo pubblicato avvisi dopo molti anni che questo non accadeva per il mondo dell'artigianato, che è un mondo particolarmente fragile dal punto di vista economico, perché l'artigianato si regge quasi sempre sulle spalle della microscopica impresa familiare o addirittura del singolo artigiano che ha la sua microimpresa e che ha molte difficoltà poi ad affrontare l'innovazione, ad affrontare una bolletta o qualche debito di troppo nell'immediato, perché non ha la dimensione finanziaria o la bancabilità per poter superare magari un momento di difficoltà. Abbiamo messo a disposizione 12 milioni, sono andati, oserei dire con una battuta magari un po' inappropriata, a ruba, nel senso che abbiamo avuto migliaia e migliaia di richieste, abbiamo infatti inizialmente avevamo messo 6 milioni, li abbiamo raddoppiati e li stiamo distribuendo tutti con grande interesse e soddisfazione dei diretti interessati. Penso che questo sia il compito della Regione, accompagnare i processi produttivi, far capire che esiste un territorio vocato allo sviluppo e aperto all'innovazione. Stanno atterrando anche grazie alla ZES e non solo importanti imprese e nuove attività. Anche il settore del tessile è un argomento su cui la Regione Abruzzo ha avviato diverse iniziative. Il tessile, qualche anno fa, 3-4 anni fa, quando ho iniziato a condurre la giunta regionale, ho trovato un settore tessile che era disperato, con la Brioni che annunciava la chiusura, poi ridimensionata con una lunga trattativa, nel ridimensionamento di alcuni reparti e nel prevenzionamento di una serie di una contingente di lavoratori. Nel frattempo questa cura comunque ha funzionato, perché Brioni è ripartita, adesso sta assumendo i giovani e sta facendo la formazione in azienda dei giovani che vuole assumere. Nel frattempo arriva Brunello Cucinelli, che i dati che abbiamo letto proprio in queste ore sta facendo fatturati da record per la sua azienda, e ha scelto l'Abruzzo come insediamento, in particolare Penne, perché Penne, peraltro una nostra legge regionale ha appena riconosciuto come città della sartoria, dell'alta sartoria vocata, quindi c'è una tradizione, le grandi aziende dell'alta moda sanno e vorrei che sapessero sempre di più che in questo territorio trovano le maestranze, trovano gli artigiani, trovano gli specialisti in grado di trasformare le loro idee, i loro prodotti in un prodotto di qualità che il mondo intero poi va a cercare e ci invidia, come già avviene per tanti prodotti. Che momento sta vivendo la Regione Abruzzo, voi che comunque conoscete bene il tessuto economico? Ma la Regione Abruzzo è in forte ripresa, la Regione Abruzzo comunque sta mettendo in campo tantissime risorse che arrivano, tantissime risorse proprie e tantissime risorse che arrivano dalla comunità europea. Nei prossimi mesi usciranno tantissimi altri bandi, oltre a quelli pubblicati nel mese scorso, e quindi che andranno sempre ad abbracciare le piccole e medie imprese, il settore dell'agricoltura, il turismo e tantissime altre azioni verranno comunque sagomate, sempre ascoltando le associazioni di categoria, i professionisti e tutte le imprese abruzzesi. Ci sono fondi per le start-up? Ci saranno fondi per le start-up, stiamo ripercorrendo il percorso fatto anche in passato, quindi come lo è stato con Restart Fare Impresa, come lo è stato con il bando di Free Start, usciranno ulteriormente anche bandi per finanziare tutte quelle nuove idee che i giovani imprenditori, donne decidono di mettere in campo. Il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha parlato anche delle strategie che l'ente sta mettendo in campo a sostegno e rilancio dell'automotive.
Poi c'è un capitolo specifico a parte sull'automotive, la grande industria metalmeccanica. Anche qui noi abbiamo avuto la capacità di resistere alla pandemia e all'incremento della bolletta energetica, la vocazione del nostro territorio alla produzione di veicoli commerciali leggeri, furgoni, o attraverso l'Honda in particolare degli scooter, sono prodotti che anzi la pandemia ne ha incrementato la richiesta. Qualche fermo produttivo lo abbiamo subito anche qui per ragioni esterne alla regione Abruzzo, e cioè quando i motori o le componenti, i chip, i microchip, i semiconduttori, insomma una serie di materiali strategici che l'Europa ha colpevolmente abbandonato nei decenni, pensando che fosse più semplice farli produrre nel sud-est asiatico o in Cina. Spero anzi che l'Europa complessivamente, ma l'Italia su questo sta facendo un'ottima azione di coordinamento, in particolare con Francia e Germania, che sono le altre due grandi nazioni industriali e industrializzate, che si sta ragionando finalmente insieme su come riportare in Europa la produzione di questi componenti strategici per non dover subire questi alti e bassi. Nel frattempo con il ministro Urso, che sta conducendo un'azione magnifica da sotto questo profilo mai vista prima, avremo il piacere di averlo all'Abruzzo Economy Summit il 21 e il 22 settembre, sarà uno dei protagonisti e penso con merito e con anche uno specifico focus sull'Abruzzo, perché l'accordo che il Ministero sta conducendo con Stellantis, che speriamo si possa presto formalizzare, è un passaggio molto importante, mai affrontato prima da un governo italiano in questa misura, che tende a dire a Stellantis, che di fatto non dico l'unica, ma quasi insomma, l'unica azienda che produce autoveicoli nel territorio nazionale, che se vogliono che l'Italia continui, il governo italiano con i soldi pubblici continui a sostenere l'industria dell'automotive, questa industria dell'automotive deve investirli sul nostro territorio, deve dare pane e lavoro ai nostri operai, ai nostri metalmeccanici, non deve trasferire le produzioni dove gli può essere più conveniente, perché a quel punto si facessero sovvenzionare dagli stati in cui vanno a produrre, peraltro lo fanno gli altri stati nazionali come la Francia, la Polonia, hanno spesso fatto queste politiche, gli Stati Uniti non ne parliamo, hanno spesso e giustamente fatto queste politiche, solo in Italia non accadeva. Con il governo Meloni, con il ministro Urso, questo sta accadendo e io spero che presto si possa davvero formalizzare questo accordo, che prevede un raddoppio della produzione di autoveicoli in Italia, la salvaguardia e la protezione anche dell'insediamento industriale di Atessa, che entra a far parte a pieno titolo di questo programma, all'interno del quale noi abbiamo chiesto naturalmente di fare investimenti importanti verso nella prospettiva della transizione all'elettrico, di fare in modo appunto che la nostra fabbrica non rimanga indietro e non dover scoprire magari fra 2-3 anni che mentre le altre fabbriche si sono preparate il terreno per tempo, poi la nostra diventa il ramo secco da cui tagliare la produzione. Quindi stiamo lavorando insomma con gli occhi ben aperti sulle prospettive future e costruendo oggi le condizioni per difendere il lavoro in Abruzzo nel presente e nell'immediato futuro. Per essere informati su tutte le novità che la fiera sta portando avanti? Per essere informati su tutte le attività ci sono i social che aggiorniamo quotidianamente, oltre che il sito internet nella sezione bandi e risorse, dove praticamente l'utente, un professionista, un imprenditore può decidere e selezionare le aree di interesse e andare ad analizzare quali sono le opportunità di fiera della regione Abruzzo e della comunità europea e dei vari ministeri. Ovviamente a seguire queste persone c'è del personale qualificato. Sì, abbiamo anche due luoghi fisici, che sarebbe la sede di Pescara in via Ferrari e una sede decentrata sotto l'emiciclo all'Aquila.